A 2 settimane dalla partenza si continua a lavorare normalmente, però perlomeno gli atleti del mezzo fondo, non cambia assolutamente niente, è aumentato un po' il lavoro di qualità su passi gara, negative split, le progressioni, però noi inizieremo a riposare da un paio di giorni dopo che siamo arrivati in Corea, perché pertanto inizieremo a riposare da 11-12 di luglio per arrivare all'inizio delle gare. Riposare vuol dire diminuire il volume della seduta, che comprende sia lavoro aerobico che lavoro di qualità, e quello che dicevo prima su passi gara, e faremo un po' più di sedute rivolte al passo gara con un pochino più di intervallo o di riposo, come vuoi chiamarlo, però ormai il sistema è collaudato. Abbiamo aggiunto alcune sedute prettamente aerobiche in progressione, con distanze un po' più atipiche per il nuoto in piscina, distanze più lunghe, da 2000 metri, da serie di 2000 metri in continuo fino anche a serie a 4000, che per i fondisti di acque libere è una cosa quotidiana. Noi abbiamo un po' inserito negli ultimi 6 mesi, nell'ultimo anno, anche all'interno del mio gruppo. Quando ci avviciniamo alle gare ci sono personalità e qualità individuali che vanno esaltate in una maniera più consona e più vicina ai loro obiettivi. Pertanto chi leggermente è più muscolato avrà bisogno di più riposo, proprio riposo. Chi è meno muscolato ne ha bisogno leggermente di meno. Poi nella fase di avvicinamento alla gara ci sono delle situazioni molto diverse, perché intanto il 400 stile libero, ad esempio, sono il primo giorno, e i 1500 sono sempre l'ultimo giorno, manca, c'è la differenza di 6-7 giorni. E l'ultimo periodo è consolidato Gabriele 7-8 giorni, mentre Gregorio davvero recupera, comincia a recuperare quando iniziamo a fare i riscaldamenti pre-gara nella vasca delle competizioni. Di solito inizia, se le gare iniziano il 21, dal 19 inizia a fare un po' più di scioglimento. Gli umori sono sempre, come dicevo prima, anche questo è una cosa individuale. È chiaro che c'è una situazione di questo genere, ma man mano che cominciamo a recuperare, sembra strano, non è che il recupero di due giorni, di tre sedute o di tre allenamenti siamo già in una condizione di esaltazione, ma non siamo ancora in questa condizione. Anzi, man mano che recuperiamo i primi 2 o 3 giorni, i ragazzi accentuano anche delle situazioni molto più negative, perché da un punto di vista gli manca il lavoro quotidiano fatto fino a quel momento, potrebbe essere quasi gli manca la loro dose quotidiana per alzare sia a livelli di endorfine, a livello di umore, di confrontarsi col cronometro, di confrontarsi con dei risultati cronometrici che sono di solito importanti, e loro hanno questo tipo di valore, di concezione. Riposando, la prima parte, c'è un piccolo periodo che varia da 5 allenamenti, che vuol dire 3 giorni, a 6-7 allenamenti, dove la loro mentalità, il loro corpo si deve adattare al recupero. Dal momento in cui, con questi 3-4 giorni di recupero, inizia poi la risposta positiva. Se tutto il lavoro precedente, vuol dire 6 mesi prima, 8 mesi prima, addirittura un anno prima, è stato fatto in maniera ottimale. Chiaro che durante la stagione i ragazzi sono più volte al mese seguiti
dallo psicologo, dal dottor Paolo Benini. È chiaro anche però che alla fine della fiera, quando siamo a 5.000 km dalla sede di allenamento, cioè l'Italia, e l'allenatore è la persona che racchiude tutte queste situazioni e sa anche da come uno si mette gli occhialini, capisce se quello è più o meno tranquillo, più o meno ancora titubante su certe situazioni. Niente, non faccio niente, analizzo e so, io di me ho un'alta fiducia, un'alta concezione, e so che quelle cose che abbiamo fatto, se sono state fatte bene, come dicevo prima, poi danno sempre una risposta abbastanza positiva.